Bene la riunione del centro-sinistra unito, perché in queste amministrative ci sarà bisogno della forza di tutti e dell'apporto di tutti. E quando dico di tutti non penso solo ai partiti, ma penso soprattutto a quel civismo e quelle associazioni che magari non si sono mai impegnate politicamente, ma che invece possono e devono dare un contributo enorme al cambiamento di questa città. Una città che da troppi anni è immobile, è ferma, che non prende nessuna decisione coraggiosa e che non coglie per nulla le grandi potenzialità che questo territorio può esprimere. D'altra parte, il centrodestra ci ha abituato a uno spettacolo indecoroso sul piano amministrativo, perché è sotto gli occhi di tutti che nessun risultato è stato prodotto, e anche sul piano politico, dove potete tutti vedere che comunque non solo volano stracci, ma di fatto non si mettono d'accordo su nulla e anzi aspettano che qualche salvatore arrivi da Roma e di indicargli loro la strada. Ecco, io credo che questo sia anche un po' offensivo per la nostra città, perché il sindaco dovrebbe essere scelto dai partiti, dai movimenti, dalle associazioni, dalle persone di Civitavecchia e non di certo da qualche garante romano che viene qui a siglare accordi, non si capisce bene in base a che cosa e che di fatto comunque limita la libertà dei nostri concittadini. C'è da fare molto, io mi auguro che in tanti comunque si vogliano unire a questa nostra battaglia, perché è una battaglia non solo per il risanamento, ma per il rilancio di questa città che ne ha davvero bisogno.